Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una serie televisiva italiana intitolata Anna. Attenzione spoiler! Buona visione! La premessa del film è ambientata lontano nel futuro, in una linea temporale post-apocalittica. Il mondo è stato colpito da una malattia infettiva mortale, chiamata febbre rossa. Provoca macchie rosse su tutto il corpo e uccide una persona in poche settimane. La sua caratteristica unica è che uccide solo gli esseri umani adulti, lasciando i bambini inalterati. Tuttavia, il virus rimane dormiente nei corpi dei bambini e li uccide dopo la pubertà quando diventano adulti. Provoca anche l'infertilità, che sta attualmente minacciando l'esistenza dell'umanità. In un mondo del genere, una ragazza siciliana di 13 anni, Anna, vive con suo fratello di 5 anni, Astor, in mezzo ai boschi. Sopravvivono grazie al cibo scaduto, che Anna porta dalla città una volta ogni tanto. La proprietà è circondata da filo spinato, che Astor non può attraversare. Anna gli ha detto che il mondo esterno ha mostri che lo uccideranno all'istante se esce. Vivono in queste condizioni da circa 5 anni. La scena passa poi alla fase iniziale della febbre rossa. I genitori di Anna condividono l'affidamento, ma a lei piace di più suo padre. Una mattina, lei e suo padre stanno giocando a nascondino nel suo appartamento, quando sua madre Maria irrompe. Vuole portare Anna in campagna, a causa della rapida diffusione della febbre rossa. Sebbene riluttante, il padre permette ad Anna di andare, promettendole di incontrarla nel fine settimana. La casa di Maria in campagna è in mezzo al bosco. Vive con il suo ragazzo Damiano e suo figlio neonato Astor. Ad Anna non piace nessuno dei due perché pensa che siano la ragione per cui i suoi genitori si sono separati. Maria cerca spesso di far andare d'accordo Anna con Astor, ma niente funziona. Con il diffondersi della febbre rossa, che si trasforma in un'allarmante epidemia, Maria e Damiano si astengono dall'andare in città il più possibile. Tuttavia, poiché la malattia non è stata ancora vista nella loro città, Anna e Astor vanno a scuola regolarmente. Un giorno, gli insegnanti a scuola vengono diagnosticati con la febbre rossa e ciò provoca il caos. I genitori vengono a prendere i loro figli per portarli a casa e stare al sicuro. Maria viene chiamata più volte, ma non risponde perché è impegnata a fare l'amore con Damiano. Alla fine, solo Anna e Astor rimangono soli, senza alcuna parola dai loro genitori. Un insegnante gentile di nome Angel decide di dar loro un passaggio a casa, anche se non conosce il loro indirizzo. Anna cerca di guidarla per le strade, ma siccome la casa è in mezzo al bosco, si confondono e si perdono. Angel prova a chiamare Maria, ma non riceve segnale sul suo telefono. Uscendo dall'auto, assiste a una coppia che uccide il proprietario di un ristorante. Si avvicinano a lei e uccidono anche lei. Alla fine, i fratelli rimangono bloccati e devono tornare a casa da soli. Tornando alla casa, Maria scopre un segno rosso sulla spalla di Damiano. Gli chiede di uscire immediatamente di casa perché se si ammalerà, i bambini saranno lasciati soli. Quando Damiano esita, guarda il suo telefono e trova diversi messaggi vocali di Angel. Lei va subito a cercare i bambini e li riporta a casa. Nel fine settimana arriva il padre di Anna per farle visita, ma è in pessime condizioni. Maria si rifiuta di farlo entrare, sapendo che metterà a rischio anche le loro vite. Quella sera, Anna vede che suo padre sta tornando in macchina quando perde i sensi. Entro pochi giorni, tutti si ammalano, compresa Maria. Sa che non ha molti giorni da vivere, ma il pensiero di lasciare i suoi figli da soli la spaventa. Inizia quindi a scrivere i passaggi punto per i bambini in modo che possano sopravvivere nel nuovo mondo. Il primo punto della lista dice che Anna deve prendersi cura di se stessa e Astor, qualunque cosa accada. Devono restare uniti e affrontare insieme le sfide. Nel presente, un'Anna più grande dice ad Astor che gli alberi li salvano dal mondo esterno e potrà uscire solo quando sarà morta. Ignaro del concetto di morte, Astor desidera che muoia rapidamente. La mattina presto, Anna va alla città per raccogliere rifornimenti. Finisce in una stanza buia, dove trova un peluche per Astor. La stanza la conduce in una chiesa, dove molti bambini come lei cercano cibo e forniture. Si scopre che dopo la morte di tutti gli adulti, il nuovo mondo è governato dai bambini. Combattono, uccidono e commerciano per cibo. Anna aiuta alcune ragazze a tirare fuori un blocco di formaggio da sotto una scatola pesante. Ha una discussione con loro su chi può prendere il formaggio e a loro si unisce anche un ragazzo di nome Pietro. Ha due bottiglie di succo, che è disposto a barattare per il formaggio. Tuttavia, Anna li inganna tutti e riesce a prendere la metà del blocco di formaggio ed entrambe le bottiglie di succo. Improvvisamente, irrompono nel luogo un gruppo di chiassosi bambini chiamati i bambini blu. Rubano e uccidono persone,
e sono in cima alla piramide in un mondo senza adulti. Anna e Pietro scappano per salvarsi la vita e per evitare di essere derubati. Sono inseguiti finché non riescono a salire una scala e ad arrivare dall'altra parte di una biblioteca. Mentre la sorella di Astor è via, si tiene occupato correndo per il bosco, travestendosi da animali diversi. Nota un barattolo di olive appena fuori dal recinto e prova a recuperarlo con un bastoncino. Quando accidentalmente si allunga un po' più lontano dal recinto, si spaventa dei mostri e si tira indietro. Per nascondersi dai suddetti mostri, usa un sacco della spazzatura e si copre prima di prendere il barattolo. In città, Pietro e Anna scappano dai bambini blu e fanno amicizia tra loro. Si dice che i bambini blu abbiano rapito alcuni adulti che possono curare la febbre rossa con un bacio. Si dice che facciano ciò per mantenere il loro governo nella città, ma nessuno ci crede. Lungo la strada, Pietro vede un ragazzo sull'orlo di morte con la febbre rossa. Si ferma per aiutarlo a vivere una morte indolore, ma Anna pensa che sia inutile. Più tardi, le dà un passaggio a casa sulla sua moto. Anna si astiene dal dirgli dov'è la sua casa, ma Pietro le chiede di passare dalla spiaggia se mai volesse incontrarlo di nuovo. A casa, Astor si rifugia nell'ex stanza dei suoi genitori, dove sono ancora sul letto le spoglie di Maria. Il suo cranio è addobbato e il letto è pieno di gioielli. Il ragazzo tira fuori il diario e legge la parte in cui ha spiegato cosa devono fare se trovano cibo confezionato. Dice che devono leggere l'etichetta e scoprire la data di scadenza. Se non hanno altre opzioni, devono annusare il cibo e farlo bollire se ha un cattivo odore. Astor annusa il barattolo come consigliato, ma non si preoccupa del cattivo odore. Qualche tempo dopo, Anna torna a casa e il bambino aspetta eccitato che lei gli mostri tutta la merce che ha trovato. Lei afferma di aver combattuto i mostri per ottenerli, solo per assicurarsi che non proverà a correre fuori. Nella scena seguente, vediamo tre bambini che si svegliano in un luogo oscuro simile a una caverna. Tirano una catena e rivelano un adulto legato dall'altra parte. Non è chiaro come la persona non sia ancora morta e perché i bambini la tengono in vita. Ci viene quindi presentata una coppia di fratelli gemelli, di nome Mario e Paolo. Possiedono un negozio di baratto che vende mappe e cibo in cambio di oggetti. Il più delle volte, i fratelli vendono integratori per capelli travestiti da pillole per la febbre rossa e ingannano le persone. Si coprono sempre le spalle a vicenda ed è per questo che sono riusciti a sopravvivere così a lungo. Una mattina, il gemello maggiore Paolo si sveglia con un segno rosso sul corpo. Controllano anche Mario e scoprono che non ne ha. È chiaro che Paolo ha la malattia, il che significa che gli restano solo poche settimane di vita. Decidono di mangiare tutte le loro razioni di cibo e rendere la settimana successiva la migliore della loro vita. Come suo ultimo desiderio, Paolo afferma di voler mangiare il gelato. Hanno tutti gli ingredienti necessari, tranne un frigorifero. Paolo suggerisce a Mario di scavare una buca nel seminterrato e fare una cella. Dopo la morte di Paolo, potrà ancora usarla per fare il gelato e venderlo alla gente. Nel bosco, vediamo Anna e Astor correre, giocare e divertirsi. Anna ha finalmente imparato ad amare suo fratello. La mattina dopo, parte per andare a prendere rifornimenti ancora una volta, ma questa volta si dirige verso la spiaggia, sperando di incontrare Pietro. Come aveva previsto, lo trova in una roulotte. Nuotano insieme e trascorrono il resto della giornata parlando. Pietro ha anche con sé un liquido addosso che fa sballare le persone. Il duo lo ingerisce e si sdraia nella spiaggia a guardarsi l'un l'altro. Si scopre che si sono incontrati prima dell'epidemia, quando Anna ha avuto il coraggio di baciarlo alle medie. Mentre si sta godendo la sua giornata, Astor sta organizzando una festa tutta sua nel bosco. Accende un mucchio di cose, per creare del fumo denso. I pericolosi bambini blu stanno camminando lungo un sentiero vicino al bosco. Vedono il fumo salire e seguono il percorso per ispezionare da dove proviene. Astor sta indossando il vestito di sua madre e sta correndo per casa, quando i bambini blu fanno irruzione. Non gli fanno alcun male, ma portano via tutte le provviste in casa. Una ragazza porta anche fuori il cranio di Maria e lo prende in giro. Il capo dei teppisti chiama Astor vicino a lui. Il ragazzo è sorpreso, perché per tutta la vita gli è stato detto che lui e Anna sono le uniche persone rimaste sulla terra. Tuttavia, vedere i ladri in casa sua cambia ogni cosa. Il leader scopre che Astor sa leggere, il che significa che può essere una risorsa per il gruppo. Dopo aver pulito la casa di tutte le provviste, il gruppo si fa strada fuori. Il leader chiede Astor di unirsi a loro e lui segue senza fare domande. Tuttavia, quando gli chiedono di attraversare il filo spinato, lui rifiuta, spaventato dai mostri. Segue un inseguimento che finisce rapidamente dopo che Astor si arrampica su un albero. Mentre gli altri gli chiedono di scendere, striscia sul ramo e cade dall'altra parte del filo spinato.
Inizialmente, il ragazzo va nel panico e immagina di essere inseguito dai mostri, ma quando torna in sé, è chiaro che gli hanno mentito per tutta la sua vita. Dopo aver scoperto la verità, segue il gruppo senza esitazione. Poche ore dopo, Anna torna a casa ed è completamente scioccata nel vedere le condizioni dell'abitazione, ma è molto più preoccupata per il fratellino scomparso. La vernice blu sulle pareti rende chiaro che è stata saccheggiata dai bambini blu. Tuttavia, lei lo cerca nel bosco e perde i sensi per la stanchezza. Nei suoi sogni, ha una visione di sua madre che le chiede se ha intenzione di cercare Astor. Non appena Anna si sveglia, fa le valigie e parte alla ricerca di suo fratello. In primo luogo, incontra Pietro e gli chiede dove può trovare i bambini blu. Dato che abitava vicino a loro, sa che saranno da qualche parte a Bagheria. Anna lo accusa di essere la ragione della scomparsa di Astor, prima di scappare. Va quindi al negozio dei gemelli per scambiare le batterie con una mappa per Bagheria. Mario la riceve e le chiede di dimostrare di non essere contagiata. Quando lei lo dimostra sollevando la maglietta, la fa entrare. Il ragazzo poi rivela di aver catturato un membro dei bambini blu che è nella stanza sul retro. Nel disperato tentativo di trovare suo fratello, Anna gli crede e lo segue. Tuttavia, Mario la tradisce e la spinge nel pavimento appiccicoso. L'episodio finisce mentre Anna lotta per alzarsi, mentre lui ride di lei. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!